paio di errori da correggere, uno abbastanza minore e l'altro un po' più grave. Allora, quello minore faccio le tabelline. Avevo detto che la luce a 5000 angstrom era rosso, invece è verde, quindi faccio la tabellina. Dove l'avevo messo giù? Sembra che l'ho scritto da qualche parte, ecco. Lo spettro visibile non è un simbolo, gli spettri non sono di solito invisibili. Fantastico. Violetto, viola, violet in inglese, perché ho scritto così, violetto, violet, blu, scrivo in inglese, va? Violet, una sola T, non è francese, green, yellow, orange, and red. Poi c'è in realtà un colore tra il blu e il violetto, violet, eccetera, c'è un colore tra il blu e il violetto che ai miei tempi si citava, che si chiama l'indago, non so se l'avete mai sentito parlare. Qua in mezzo c'è l'indago. Quindi a noi a scuola ci insegnavano questa sequenza di colori, facendo così. Sembra Roy è un nome, che può dare a una persona. G è la lettera del nome di mezzo e beve il cognome e uno se lo ricordava così. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Comunque fate come volete. Roy G. Bev. Io me lo ricordo ancora, me l'hanno insegnato alla terza elementare, un po'. Violetto ha un intervallo di valori. Questo è in nanometri. Attenzione che un nanometro è uguale a 10 alla meno 9 metri, sono 10 angstrom, quindi questi sono 3800 angstrom, 4500 angstrom, d'accordo? Così imparate cos'è il nanometro e cos'è l'angstrom. Il blu, io ho trovato che sono dei colori 495, il verde è 495, 570, quindi 5000 angstrom è proprio un verde, non è un rosso come credo di aver detto, no? Il giallo è 570, 590, orange, 590, 620, red, 620, 750, ok? Quindi superiori a lunghezze superiori a 750 siete nell'infrarosso e lunghezze inferiori a 380 siete nell'ultravioletto, d'accordo? E usate la formulina, questa qua, dove la velocità della luce è uguale alla lunghezza d'onda per la frequenza, per calcolare le frequenze. D'accordo? Abituatevi a fare questo. Analogamente usate la stessa formula per fare la velocità della luce nel vuoto è circa 3 per 10 alla 8 metri al secondo. La velocità del suono tipicamente è, non so, attorno a 300-330, fate una cifra tonda, 300 così è semplicemente 6 ordini meno di questo, metri al secondo. E le frequenze udibili dall'orecchio quando siete sani dovrebbe essere da una ventina di Hertz a 20.000 Hertz. Quindi sotto i 20 Hertz si sente col corpo la vibrazione, ma non con l'orecchio. E sopra i 20 Hertz, 2.000 Hertz, dovete essere un cane per sentirlo. Quindi le frequenze qua sono da udibili. A me risulta, controllate in Wikipedia, fonte di tutta la nostra conoscenza e anche di un sacco di puttanate,
insomma, quindi calcolate le lunghezze d'onda, cioè mettete dentro 300 metri al secondo, mettete queste frequenze qui e vedete quali sono le lunghezze d'onda. Come sono le lunghezze d'onda? Quindi mettete 300 metri al secondo, diviso, non so, facciamo 300 Hz, che è un suono perfettamente udibile in teoria. 300 Hz cosa sono? Secondi alla meno 1, quindi questi sono secondi alla meno 1, viene fuori un metro, no? Questo, vabbè, una piccola cosa, perché non avevo controllato i numeri, non mi ricordavo più, non è che massico questi numeri da mattina alla sera. Tanti anni fa ho lavorato con Luce Blu un po', ma non mi ricordo i numeri, passati troppi anni. Non ho controllato i numeri prima della lezione, che è un difetto mio. Quante volte io improvviso certi commenti, cioè io mi preparo la lezione dal punto di vista dei passaggi matematici, i teoremi, gli esercizi. Poi quelle piccole informazioni che butto lì mi vengono al momento e quindi posso sbagliare, perché non le ho in realtà, non l'ho in realtà preventivato di dirlo, ho improvvisato a dirlo. Invece l'altro errore è più grave ed è spesso, penso, non ho in realtà una giustificazione, e forse il fatto è che quando uno fa lezione c'è una dose di razionalità e uno sta pensando, c'è una dose di teatralità, e quando uno ha preso la vena teatrale forse il cervello funziona meno bene dal punto di vista di analitico, di capire, ah, sto facendo qualcosa. Quindi dovevo accorgermi, non mi sono accorto, uscendo di qua e andando all'altro gruppo e fare esattamente la stessa cosa, mi sono accorto là che stavo dicendo qualcosa che non si vedeva nel disegno, quindi il disegno era sbagliato. Tra l'altro ho messo in rete il PowerPoint con la soluzione giusta, ok? Ed è il disegno dei cerchietti, la propagazione dell'onda. Dovete andare nel sito, cercare ovviamente la sezione elettromagnetismo, nella sezione elettromagnetismo cercate il capitolo onde, e quando andate là troverete che c'è in allegato il PowerPoint lezione onde elettromagnetiche maggio 2013, e là c'è il disegno che ho sbagliato sulla lavagna, che vi faccio rapidamente. Allora, la situazione era questa: io voglio fare questo caso qua con KY uguale a KX. Ok? Quindi lo chiamo il valore comune K. E proprio perché hanno lo stesso valore, questo e questo, allora la propagazione, vi ho detto a parole, ma non è nel disegno, no? Mi sono accorto perché, che cazzo il disegno, non è così. Avevo tirato il piano sbagliato, i piani di ugual fase non sbagliati. Il piano di ugual fase deve propagare a 45 gradi rispetto all'asse XY. Ieri a lezione ho messo l'asse X così, la direzione X così, la direzione Y così, e lo rifaccio così. Nel PowerPoint invece l'ho messo nel solito modo che voi siete abituati a vedere, con l'X di là e l'Y di là, ma voglio rifarlo. Quindi date un po' di... aiutatemi a non sbagliare di nuovo. Le frecce erano giuste, e poi è l'aver guardato a fine la distribuzione delle frecce che ho sbagliato, chissà perché. Non ho nessuna giustificazione. Come stanno venendo sti cerchi? Abbastanza regolari? Perché sono a un angolo, non vedo molto bene. E quel PowerPoint che ieri ho fatto, ho impiegato 2 ore abbondanti a farlo, e sono venuto fuori con gli occhi che lacrimavano, perché questi PowerPoint li ho fatti qualche anno fa e avevo la vista migliore. Adesso io lo soffro a lavorare al computer, gli occhi non funzionano più. Mi costava fatica, ma proprio tanta fatica. Non mi ricordavo di aver fatto tanta fatica nel passato. Evidentemente i miei occhi non mi facevano, non sono proprio andato, sono da buttare. Mia moglie dice che sono da allontanare.
ok, io voglio fare il disegno a t uguale a 0 e farò solo questo, poi per t che avanza nel tempo sappiamo cosa fare, quindi io voglio questo qua è bloccato a 1 e voglio studiare il comportamento in x, quindi parto con una y precisa, chiamiamo questo y uguale a 0 e chiamiamo questo x uguale a 0, quindi qua sono nella posizione così, qua adesso sto tenendo fermo la y e aumentando l'x, quindi questo gira in senso antiorario, aiutatemi a non sbagliare. Adesso tengo fermo la x e cambio la y, quindi anche questo, siccome sono lo stesso k, se questo è un disegno di passi regolari in x e di uguali passi regolari in y, allora lo stesso k vuol dire che quando io mi sposto di questa distanza, ma non in orizzontale ma in verticale, avrò la fase che cambia esattamente la stessa quantità. Quindi io devo girare in senso antiorario, poi stessa cosa, antiorario. Come sta andando? Giusto finora? Quindi qua è antiorario, quindi devo andare alla mezza. Giusto? Antiorario, devo andare alle 3. Antiorario, guarda qua. Ho fatto giusto? D'accordo? Quindi questo è l'asse x e questo è l'asse y. Non so come mi è venuto, ho dimenticato i gessi colorati. Vale. Ah, c'è un gesso colorato qua. C'è anche il schiacciato così. Gesso colorato. Il piano di ugual fase è questo qua. Ostraga, cosa ho fatto l'altro giorno? Non so neanche come l'ho fatto. L'ho fatto preso forse dalla foga teatrale, invece di guardare e usare la testa. Guarda il piano per la Peppa. Dove si ripresenta? Eccola qua. Questo è il piano a quale fase? Ore 9. Dov'è che si trova il piano ore 9 di nuovo? Qua. Quando poi fate girare il tempo, tutti questi orologi gireranno in senso orario. Quindi cosa succede? Che questi qua diventa l'ora 9, diventerà l'ora 9, giusto? Quindi il piano si sta spostando in questa direzione, per l'appunto a 45 gradi tra l'asse y e l'asse x. L'ho detto a parole ma non era del disegno, perché non mi avete bloccato? Quindi io avrò sbagliato, ma anche voi, perché eravate lì passivi. Qualcuno l'aveva notato che c'era qualcosa che non tornava, o stavate là presi dalla foga di prendere appunti. Io ho preso la foga di parlare, voi preso la foga di prendere appunti e nessuno stava usando la testa. D'accordo? Venduto? Accantoniamo? Scusate. I filmati servono a qualcosa? Io francamente non ho visto questo filmato, perché non era ancora in rete. Quindi non so se ho fatto lo sbaglio. Ho fatto lo sbaglio? Perché ho fatto questo sbaglio in un altro gruppo, ma non sono sicuro di averlo fatto voi. E lo avevo fatto anche qua? L'ho fatto due volte. Lo avevo fatto qua, è partito di là, ho girato, cominciato a disegnare cerchi e l'ho fatto tale qua lo stesso errore. Ai ai ai. Allora, qualche altro commento, che di nuovo troverete i passaggi, i dettagli, troverete i dettagli nel PowerPoint che ho
che ho messo in rete, che c'era già, ma ho aggiunto tutti questi cerchi qua. Allora, vi ricordo rapidamente cosa facevamo. Per capire un po' come funzionavano le onde piane nel vuoto, quindi cos'era un'onda piana? Beh, un esempio di onda piana che si propaga nella direzione, se io vi chiedo di scrivere un'onda piana che si propaga in direzione X, e quindi a priori dipende da tutti i punti, quindi a priori scrivo anche così, e lo scrivo esplicitamente così, voi lo vedete a vista per ispezione che questa è un'onda piana. Perché è un'onda piana? Perché vedete che dipende solo da x, non dipende da x o da z, quindi tutti i punti che hanno lo stesso x indipendentemente da y e z avranno lo stesso valore della funzione. E la freccia, perché questo è un vettore, punta nella direzione y, quindi questo è la direzione di polarizzazione, x è la direzione di propagazione. Questa è un'onda piana. Quindi il luogo dei punti uguale fase sono dei piani. È chiaro che ci sono tanti piani che hanno la stessa fase e la distanza tra i piani che hanno la stessa fase è la lunghezza d'onda. E viene disegnato abbastanza decentemente nel PowerPoint come le frecce che ho disegnato. Per riuscire a descrivere non solo con efficacia geometrica, con un disegno, la propagazione, questa storia delle frecce che girano, è anche più potente usare la matematica e i numeri complessi. Quindi io prendo questo coseno e lo penso come la parte reale del numero di Euler. Quindi comincio a usare la potenza della matematica e dico che un'onda piana, questo è un'onda piana, la scrivo usando il numero di Euler, quindi la scrivo così. In questo caso scriverei E0 è alla IKX meno omega t U di Y, potrei scriverlo così. Okay, la parte reale di questo è questa roba qua. In generale, se io dico ok, il vettore propaga in una certa direzione e il vettore polarizzato in una certa direzione, quindi io posso scrivere una cosa del genere, generalizzando la scrittura, che è quello che ho fatto l'altro giorno. Scrivo la vettorialità qua, quindi questo è un vettore costante, come questo era una costante, si chiama l'ampiezza. Le dimensioni fisiche del campo elettrico vengono qua, perché questo è un versore adimensionale e il coseno è adimensionale, quindi le dimensioni fisiche del campo elettrico vengono da questo signore. Quindi questo qua si chiama l'ampiezza del campo elettrico e nel sistema internazionale si misurerà in volt su metro. È una costante nel senso che la dipendenza spaziale e dal tempo non è qui, è qui. Analogamente scrivo questa notazione qua. Quindi metto la dipendenza dallo spazio e dal tempo qui. Questo è un vettore costante, quindi questo signore qui ha sia l'ampiezza che anche la direzione, d'accordo? È come se qua avessi scritto una cosa del genere. Dove questo qui è semplicemente questo. Ok, salute. Quindi questo è un vettore costante che ha una certa direzione a un certo modulo, e poi viene modulato nello spazio e nel tempo da questo pezzo qui, che è il numero dell'Euler. Quindi in un certo punto dello spazio, in un certo istante del tempo, il campo elettrico è questo vettore costante che punta in una certa direzione, nella direzione di polarizzazione, ed è modulato da dove si trova, in che istante, da questo fattore qua. D'accordo? Bene. E con questa potente scrittura ci siamo convinti che la divergenza era un conto estremamente facile da fare. Per un'onda piana la divergenza è semplicemente IK prodotto scalare, il vettore stesso. Vedete com'è potente questa scrittura? Riduce il calcolo delle divergenze e anche dei rotori a poco più della puttanata, no?
E con questo semplice calcolo deduco un sacco di belle cose, in particolare che siccome nel vuoto devo avere questo uguale a zero, deduco che il campo elettrico, cioè la direzione di polarizzazione, la direzione in cui il campo elettrico sta oscillando, questo è un campo elettrico oscillante, questo è un campo elettrico oscillante, come un coseno. La direzione nella quale oscilla, non nella direzione nella quale propaga, la direzione nella quale oscilla, è perpendicolare a questo vettore K. Però la fatica dei miei disegni e dei cerchietti era di convincervi che K è la direzione nella quale l'onda propaga. Quindi, cominciamo a capire che il piano elettrico oscilla in una direzione che è perpendicolare alla direzione di propagazione, quindi le onde piane, le tonnellate che piane nel vuoto, sono trasverse. Questo l'abbiamo detto. Vi dico qualcosa in più che si vede nel PowerPoint, d'accordo? Si vede nel PowerPoint. Potete anche capirlo qua. Qual è la legge che c'è una legge di Maxwell che vale sempre, che è questo qui, che è la legge di Faraday-Lenz. Okay. E questo vi dice che se il campo elettrico ha un rotore, c'è un campo magnetico. Se il campo magnetico varia nel tempo, c'è un rotore di Einstein. D'accordo? Vi chiedo di calcolare il rotore dell'onda piana. Fatelo. Cos'è il rotore dell'onda piana? Arrotoliamo le maniche e facciamolo, faccio un po' di spazio. Scrivo qua. Cos'è questo? Vi ricordate? Questo è un vettore. Quindi qua devo scrivere la componente x del vettore costante. Questo è il vettore costante. Quindi lo riscrivo perché l'abbiamo fatto l'altro giorno, forse non avete studiato. Calcolando la divergenza, quando facevo la derivata di questo rispetto a x, mi veniva fuori kx di kx, giusto? Fate la stessa cosa qua, ovviamente, è alla ikr meno omega t, e ho scritto un po' troppo piccolo, mannaggia. Scrivo solo questo, lascio voi gli altri, e questo applicato a questo, meno questo applicato a questo. D'accordo? Allora, qua cosa avete? La derivata rispetto a y di questa roba qua. Questa roba qua non dovete dimenticare, l'ho scritto da qualche parte, mi sembrava. No, non l'ho scritto. È alla i, k, scalare r, cos'è? È alla IKXX, è alla IKY, è alla IKZZ. Questo
Ecco il bello del numero di Eulero, potete scrivere molto facilmente le cose, molto facile. Quindi io devo fare la derivata rispetto a y di questa roba qua. Questa è una costante, ma questa roba qua dipende da y, certo che dipende da y, eccola qua la differenza da y. Quindi quando vado a fare la derivata rispetto a y di questa roba qui, mi esce fuori di y che devo fare, in questo caso. Mi esce fuori i ky, no? D'accordo? Quindi io ho questo che ho i ky per e0, cioè la componente z a di e, per di nuovo poi questo su questo, quindi ho meno la IKZ che moltiplica la componente y del vettore 0 e alla IK provo con scalare r meno omega t eccetera, e c'ho la componente z y e z. Questo ovviamente può essere un po' scritto un po' meglio. E se la guardate come è fatto questa roba qua, dovreste vedere che è uguale a i, ci sarà la i dappertutto, k prodotto vettore FA. Vedete? Per ispezione la riconoscete. Perché qua questa è la componente Z del vettore, il campo elettrico. Questa è la componente Y del vettore piano. Questa è la componente Y di K e questa è la componente Z di K. Quindi questa roba qua è proprio la componente x, a parte la i, togliendo la i dai piedi, quella roba là, a parte la i, devo essere chiaro, a parte la i, quella roba nel riquadro bianco è proprio la componente x di questa roba qua. Cioè questa roba qua voi cosa fareste? Ux, uy, uz, kx, ky, kz. E mettereste qua la componente x dell'onda piano, la componente y dell'onda piano, piana, continuo a dire piano, e questa roba qua, qual è la componente x di questo? Questo. Carino, no? Molto bello questo, perché vedete che la divergenza è molto semplice. La divergenza in onda piana a IK per prodotto scalare. C'è qualcuno che non lo riconosce? Sei d'accordo con me? Sì o no? Ho fatto un errore? Sappiamo che posso fare errori, ho fatto un sacco. Qualcuno vede un errore? Il bello dell'approccio del numero di Eulero è che per un'onda piana scritto alla Eulero, che è scritta in questo modo qua, la divergenza di un'onda piana all'Eulero è IK prodotto scalare l'onda piana. Il rotore di un'onda piana è IK prodotto vettore l'onda piana, molto semplice, no? Quindi nel vuoto voi sapete che la divergenza è zero, quindi concludevamo che è piana e perpendicolare alla direzione di propagazione. Nel vuoto un rotore dell'onda piana non è zero. Cosa deducete? Non è zero. Cosa deducete? Che esiste un campo B. La legge di Faraday,
Se il rotore è diverso da 0, vuol dire che il campo non è irrotazionale e c'è un campo B per la legge di Faraday. Quindi la deduzione qua è che un campo elettrico, un'onda elettrica, facciamo così perché sto parlando di onde piane, nel vuoto, un'onda elettrica non può esistere da solo. Deve esistere anche un'onda magnetica. Non esiste un'onda elettrica solo, esiste anche un'onda magnetica. Per quello infatti si parla di onde elettromagnetiche. Se c'è un campo elettrico ci deve essere un campo magnetico, e viceversa, se c'è un campo magnetico ci deve essere un campo elettrico. Non possono esistere onde elettriche e onde magnetiche da sole, esistono entrambi. Questa è una conclusione estremamente importante. Allora, che forma ha il campo B? Che forma ha l'onda piana, l'onda di B? Allora, guardate il PowerPoint perché vorrei andare un po' più veloce, anche perché ormai stiamo arrivando non tanto alla fine delle ore, ma alla fine della mia resistenza fisica. Se fossi giovane riuscirei a fare le cose che tendo a fare, ma sono veramente troppo stanco, quindi vorrei cercare di essere un po' più... Io vi ho convinto, spero, che siete obbligati ad ammettere l'esistenza di un campo B. Si dimostra nel PowerPoint, lo argomento, che l'onda B, che deve esistere, quindi c'è un'onda B, deve esistere. Che l'onda B, se il campo elettrico è scritta così, se l'onda piana è scritta come un certo vettore, polarizziamolo pure nella direzione X, quindi scrivo un'onda piana che si propaga nella direzione X e polarizziamolo nella direzione Y. La scrivo così. L'onda B associata al campo, all'onda E, l'onda B associata sarà anch'essa un'onda piana e avrà la stessa forma. Intendo dire che se questo è un coseno, anche questo è un coseno e propagherà nella stessa direzione. Se questo si propaga in direzione X, questo si propaga in direzione X. Queste sono cose che si dimostrano facilmente. Quindi io avrò una certa ampiezza del campo magnetico e qua, se questo è un coseno, deve essere un coseno. Se questo è un seno, è un seno. Se questa è la forma della, è un'onda fatta così, anche l'onda magnetica è fatta così. Se l'onda elettrica è così, anche l'onda magnetica, non sto disegnando, sto dicendo, se avete il grafico di B in funzione del tempo, poi la direzione, devo ancora dirlo, io sto parlando della forma, la forma. Se il campo elettrico, se l'onda elettrica è una, e se il disturbo elettrico è così, il disturbo magnetico ha esattamente la stessa forma. Anche il campo magnetico ha esattamente la stessa forma. Questo è importantissimo. Fanno esattamente la stessa cosa. Se il campo elettrico aumenta, il campo magnetico aumenta. Quando il campo elettrico è al valore massimo, il campo magnetico è al valore massimo. Quando il campo elettrico diminuisce, il campo magnetico diminuisce esattamente in proporzione. Se il campo elettrico raddoppia, il campo magnetico raddoppia. Fanno esattamente la stessa cosa. Potrei dire che il campo magnetico è l'ombra del campo elettrico, ma sarebbe un messaggio fuorviante, perché farebbe a pensare voi che il campo elettrico sia più importante. No, perché potrei aver iniziato questo discorso del campo magnetico e avrei dimostrato che se c'è un'onda magnetica deve esserci una elettrica, e l'onda elettrica fa quello che fa il campo magnetico. Quindi sono come due lati di una stessa moneta, non è uno più importante dell'altro, non è che il campo elettrico genera il campo magnetico, perché potrei dire il contrario, il campo magnetico genera il campo elettrico. Coesistono, fanno esattamente la stessa cosa, in proporzione. Dico qualcosa, due cose in più. Adesso ovviamente quindi dicono la stessa cosa, vuol dire che propagano nella stessa direzione e hanno la stessa identica dipendenza dallo spazio e dal tempo. Devo ancora completare la direzione di B e devo anche dire qualcosa sull'ampiezza di B.
Allora, si dimostra che l'ampiezza di B è uguale all'ampiezza del campo elettrico diviso C. Quindi, hanno la stessa forma e il campo B è l'ampiezza, è legata all'ampiezza di E0. Adesso la direzione. La direzione è data dalla mano destra e vi ho detto questo tanto tempo fa, quando parlavamo per la prima volta del prodotto vettore. Si usa la mano destra, quindi io disegno la mano destra, questo è il... facciamo così, poi tento di disegnarlo. Se mettete l'indice, il campo elettrico, il medio, il campo magnetico, che deve esistere, la direzione di propagazione è data dal vostro pollice. Quindi è come se la vostra mano destra, cioè la terna è B, K, è del tutto simile alla terna UX, UY, UZ. Ok? Mano destra, mano. Se siete mancini, sedete sopra la vostra mano sinistra. Usate la mano destra. Quindi, se per caso il campo elettrico è polarizzato nella direzione Y e la propagazione è nella direzione X, qual è la direzione del campo magnetico? Quindi, la propagazione è nella direzione X. Provate a usare la mano. Come sarà? Propagazione in direzione X, campo elettrico, campo magnetico, e quindi questo che direzione ha? Che verso ha? Che direzione ha il campo magnetico? Convincetevi, dai, che direzione è? È più Z o meno Z? Più Z o meno Z? Lei, vedo l'espressione molto entusiasta stamattina. Mi dica, secondo lei va nella direzione UZ o meno Z? Cioè qua devo mettere UZ, d'accordo che sarà Z, è ovvio, cioè io vi sto dicendo che stanno formando il prodotto vettore, questa è la risposta. Il prodotto vettore di E per B è proporzionale alla direzione K. Quindi questo vi dà la direzione di propagazione. Vi dà la direzione di propagazione. Se la direzione di propagazione è l'asse X, se la direzione di propagazione è l'asse X e se il campo elettrico è nella direzione Y, qual è la direzione del campo B? È Z sicuramente, ma è più Z o è meno Z? Quindi il famoso disegno che credo che abbiate visto tutti, sicuramente dalle medie o dalle prime volte che abbiamo fatto fisica, è questo famoso disegno, vediamo se mi riesce. E questo è l'asse X, questo è l'asse Y e questo è l'asse Z. Allora, io disegno a T uguale a 0, ok? Voglio disegnare alcune frecce a rappresentare il campo elettrico e il suo compagno, d'accordo? Magnetico. Per esempio, è facile disegnare, disegniamo questa freccia T uguale a 0, d'accordo, ma quando X è uguale a 0? Allora, com'è? È un vettore, quando X è uguale a 0, quando T uguale a 0, X uguale a 0, questo vale 0, coseno di 0 vale 1, quindi io devo disegnare una freccia che è nella direzione UY e ha l'ampiezza massima, ok? Quindi, di nuovo, non ho tanti gesti, questo qua supponiamo che sia la freccia
nel punto x uguale a 0 devi stare t uguale a 0. Ups, deve andare nella direzione y. Sbagliato. Ok. Deve andare nella direzione y. Adesso c'è un punto nella lungo la direzione x, c'è un valore di x per la quale avrei esattamente la stessa freccia. A che distanza si trova? Alla lunghezza d'onda. E la lunghezza d'onda è 2π diviso k. Quindi c'è un punto qua che sarà una certa distanza, questa distanza qua è lambda, che è uguale a 2π diviso questo k qua. Dove avrei esattamente la stessa freccia. D'accordo? Poi metto altre tacche a lambda mezzi e lambda quarti. Lambda mezzi è circa qua, lambda quarti è circa qua. A lambda mezzi cos'ho? Qual è il problema? Cos'è tutto sto brusio? Siamo stanchi, però. Qua invece il campo è zero, in questi punti è zero. Quindi io avrò, per disegnarlo, farò un po' schifo questo disegno, ma dovete cercare di vederlo perché... Capisce? Dovrebbe essere un po' prospettico questo, ma ovviamente le mie abilità artistiche sono queste. Quello è il campo elettrico. E il campo elettrico, come vedete, oscilla nel piano XY, nella direzione Y. Il campo elettrico è sempre nella direzione di Y o più o meno a seconda di qual è la fase di questo. Se il coseno è positivo, allora il campo elettrico è nella direzione di Y. Quando il coseno assume valori negativi, il campo elettrico punta in direzione opposta, del verso opposto. Adesso dobbiamo disegnare la B. D'accordo? Allora, la B com'è? È questo qua, dobbiamo capire cos'è. Dobbiamo ancora capire, fatemi pensare un attimo, perché non ci ho pensato. Quindi, lui sta propagando nella direzione X, quindi io ho quindi, quando io faccio la permutazione, questo è UZ, UX, UY, poi faccio UY, UZ, UX. Ok? Quindi vedo che indice, medio, pollice, quindi è col segno più. D'accordo? È col segno più questo qua. Vedete cosa ho fatto? Vi ricordate come funzionano gli inversori della mano destra? Quindi se lui è di là, la propagazione è per di qua, e quindi il campo magnetico in questo punto devo disegnarlo con questo è l'asse Z. Facciamo il rosso perché ho un po' di rosso. Questo è il campo magnetico. Adesso il campo magnetico nel punto t uguale a 0, x uguale a 0, secondo questa formula, quando t uguale a 0, x uguale a 0, questo vale 0. Quindi ho un campo magnetico che punta nella direzione UZ e ha il valore massimo, in questo caso 0 diviso C. Quindi c'è un legame tra questo e questo, sono uguali, uno è scalato per la velocità della luce, d'accordo? Ma disegnerò una freccia che so che è così, ok? Non sto dicendo che è lo stesso modulo, sono anche fisicamente diversi, non posso confrontare quelle due frecce, sono scale diverse, no? Questa qua si misura in voltmetro, questo si misura in tesla. Quindi è voltmetro quadro, è volt secondo diviso metro quadro, cioè sono due frecce che hanno diverse, no?
dotate come a 90 gradi rispetto a questo e anche 90 gradi rispetto a questo. Qua, siccome in questo punto il campo elettrico si sta riducendo, qua il campo magnetico si sta riducendo perché è esattamente la stessa legge, vedete, è la stessa legge. Quindi io per fare questo disegno dovrei fare una cosa del genere. Aiuto la mia abilità artistica. Forse è più facile se io disegno un po' le frecce così. Una cosa del genere. Avete forse visto questo disegno altre volte? È difficile fare questo disegno per me. Allora, questo va giù. Fa un po' schifo, vero? C'è un errore qua. Allora, qua il campo elettrico valore massimo, qua sta ovviamente modulato per coseno, qua il campo magnetico deve essere 0, qua sta andando in giù, qua sta salendo, quindi qua io devo avere il campo magnetico che è tornato su, ecco l'errore che sto facendo. Questo è così, quindi sta facendo una cosa. È un po' meglio adesso? Si capisce? Sono 90 gradi questi, eh? Ovviamente dovete cercare di aiutarvi mettendo qualcosa che vi fa vedere che sono 90 gradi. Si capisce adesso un po' di più? Cioè il B è, oscilla nel piano XZ, invece la E oscilla nel piano XY. Quindi se il campo elettrico sta facendo così, supponiamo che questa sia la direzione X, quindi X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, ok? Quindi il campo elettrico si fa così, in questo punto il campo elettrico sta salendo, in questo punto il campo magnetico sta facendo così. Salgono, poi, adesso qua è difficile. È difficile, no? 0, 0, 0, non sembra un gioco da coordinazione. E propaga nella vostra direzione. Se questo, questo è l'asse X che esce, questo è l'asse Y, X, Y, Z, quindi questa è l'asse Z, e questo è un punto della lavagna. Allora, in un certo istante, peccato che non ho i gessi colorati, che fine ha fatto il rosso? L'unico che avete trovato. Se il campo elettrico è in questa direzione, il campo magnetico è così, in un certo istante. Poi questa freccia indietreggia e indietreggiando, se arriva a metà, questa arriva a metà. Poi c'è un istante in cui sono tutte e due zero. Poi c'è un istante in cui il campo elettrico è di qua e il campo magnetico è così. Poi c'è un istante in cui questo punto il campo elettrico è così, è al valore massimo per di qua e il campo magnetico è al valore massimo per di qua. Poi cosa succede? Il campo magnetico e il campo elettrico diminuiscono e si e ciclicamente sta venendo questo disegno. Cioè questo è in realtà una istantanea, sono punti diversi nello spazio allo stesso tempo. Questo è uno stesso punto visto al passare del tempo. Com'è venuto sto disegno? È decente? Capisce? La domanda rimane, siamo sicuri che la propagazione corretta è in questa direzione? È in questa direzione la propagazione, la propagazione è nella direzione X, d'accordo? Facciamo una breve pausa.